Grazie. Io inizio proprio con dei ringraziamenti non formali agli organizzatori per questo invito. E in particolare, tra le molte iniziative che ci sono in queste settimane, in questo autunno, su questi temi, mi pare che il rilievo che sia dato, proprio a quello che è stato detto, il rapporto, il nesso tra la storia, una riflessione appunto dal punto di vista delle vicende storiche e diciamo, i riflessi sulla contemporaneità, vada in qualche modo ripreso. E vedete, e vedrete che anche nel mio intervento ci saranno continui passaggi tra il presente e il passato, proprio perché diciamo, le elaborazioni, le domande, le riflessioni che facciamo da studiosi di questi temi poi sono in continuo dialogo con il presente. Inizio proprio da raccontare un episodio di qualche mese fa. Nel maggio del 2018 la lunga tradizione dell'antisemitismo francese, Terza Repubblica in poi, è tornato all'onore delle cronache. Il governo francese, diciamo, l'occasione è stato il fatto che il governo francese intendeva commemorare i 150 anni della nascita di un intellettuale che molti di voi magari il nome non è conosciuto, ma che in qualche modo ha fatto, è stato uno del diciamo uno degli intellettuali, poi dirò perché, del pensiero politico francese, Charles Maurras, monarchico controrivoluzionario, fondatore del movimento del giornale L'Action Française, xenofobo e antisemita, sostenitore di un nazionalismo integrale, che in qualche modo è stato protagonista della vita politica francese dalla fine dell'Ottocento fino al periodo tra le due guerre, e che poi noi ritroviamo forte sostenitore del regime del maresciallo Pétain a Vichy. Lo vediamo anche poi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando, condannato per intelligenza con il nemico, per aver appunto collaborato con il regime di Vichy, il suo commento alla sentenza è stato se la revanche de Dreyfus, è la vittoria di Dreyfus. Questo è un episodio che in qualche modo segna una linea di continuità di una tradizione dell'antisemitismo francese dalla fine dell'Ottocento fino a Vichy, e che è stato al centro, come vi dicevo, di una forte polemica che ha prodotto diciamo, un vivo dibattito nei media, e che poi ha portato alle dimissioni in blocco di questa commissione che aveva in qualche modo proposto queste commemorazioni nazionali. Questo per dire quanto appunto questa memoria sia ancora una posta in gioco della identità e della riflessione sul presente. C'è questa idea, come vi dicevo, di una continuità, e l'ha detto, vedrete che ci sono tra la mia riflessione e il quadro ricco, dettagliato, ampio che ha appena tracciato Michele Battini, ci sono moltissimi punti di incontro. Il primo è quello di questo suggerimento di andare a leggere come dire, una genealogia di norme persecutorie. Noi oggi pomeriggio andremo a tracciare in qualche modo un quadro europeo, entro cui poi domani mattina, in teoria doveva essere nello stesso pomeriggio, inserire poi le vicende del caso italiano. Questo è importante perché in realtà, pur con delle differenze, noi le leggi diciamo del 1938 e queste norme, come giustamente ha detto Liliana Picciotto, queste leggi che a noi ci sembra difficile anche oggi chiamare leggi, si inseriscono in un humus culturale europeo diffuso, di cui è utile in qualche modo andare a cogliere specificità e come dire, elementi di
somiglianza tra i casi nazionali. Quindi anch'io in qualche modo, come dire, il primo punto di partenza è andare a sottolineare quanto anche le norme persecutorie, la persecuzione degli ebrei di cui il regime di Vichy si fa, diciamo, sostenitore protagonista dal 1940 alla liberazione del 1944, sono in qualche modo conseguenza di un percorso e di una elaborazione che è di più lungo periodo. Uno storico alla fine degli anni Ottanta, uno storico francese, Gérard Noiriel, aveva intitolato in modo molto provocatorio un suo libro alla fine degli anni, appunto degli anni 90, Le origini repubblicane di Vichy. È stato un libro che ha dato vita anche lì a un acceso dibattito, ma che sostanzialmente va a confermare una delle, come dire, degli approcci storiografici ormai consolidati, cioè che sostanzialmente la legislazione di questo regime che nasce in Francia all'indomani della sconfitta dell'estate 1940, non, anche lì, non impone, non, diciamo, non promulga, non emana delle norme contro gli ebrei su imposizione dell'occupante nazista, ma sostanzialmente fa riferimento, le matrici culturali di queste scelte rimontano a un periodo più lungo. In particolare io mi sono a lungo dedicata al periodo fra le due guerre, a studiare il periodo fra le due guerre, perché in qualche modo è durante il periodo tra le due guerre in cui si notano, oltre a delle continuità a cui ha fatto anche riferimento Michele Battini, nell'elaborazione, nella riproposizione di miti, di stereotipi, di linguaggi, appunto di temi e motivi, anche una serie di discontinuità. E quindi è proprio sulle discontinuità che il periodo antecedente, cioè quello che corrisponde all'ultimo decennio della Terza Repubblica, appunto andare a vedere di queste discontinuità permette sostanzialmente di mettere in luce quello che è stato chiamato la ricerca di connessioni, che però sono strettamente legate al contesto storico che in quel momento si è prodotto. L'ho chiamato, quindi io ho spostato, diciamo, l'attenzione dall'analisi del discorso ideologico alle pratiche politiche, e quindi questa espressione, l'antisemitismo nazione, per me è utile per capire meglio il profondo cambiamento nel panorama politico francese che è stato prodotto nel corso degli anni 30, gli effetti, appunto qui siamo alle connessioni della crisi economica del 29, l'ascesa al potere di Hitler, la Germania nazista non ha, come dire, sicuramente nel periodo tra le due guerre, ma anche nel momento dell'occupazione della guerra, imposto, ma è stato imposto appunto a stati occupati, collaborazionisti, ma diciamo direttamente, però sostanzialmente è stato a partire dal 33 un modello da osservare, da analizzare, e per una parte, diciamo, della destra, dell'estrema destra sicuramente francese, nel corso degli anni 30 è stato un modello da imitare. Le conseguenze poi della guerra civile spagnola, la questione importante che anche questa è stata richiamata, dell'arrivo degli esuli, dei profughi, questo spostamento di appunto queste migrazioni di varia natura politica che appunto attraversano l'Europa e che arrivano in modo consistente in Francia, la fascistizzazione progressiva dell'Europa. Ecco, tutti questi elementi hanno contribuito a produrre un profondo cambiamento nel panorama politico francese, e l'antisemitismo ha avuto una funzione
che, che ha agito in questo contesto modificato, e l'uso dell'antisemitismo politico in questa fase può avere, può permettere di leggere anche aspetti della crisi istituzionale, in particolare della fine della Terza Repubblica. Se devo sintetizzare alcuni elementi, diciamo, chiave, diciamo elementi che hanno in qualche modo contribuito creare un humus nuovo, un cambiamento, diciamo, di segno dell'antisemitismo nella Francia della fine della Terza Repubblica, appunto senza segnare un percorso in modo deterministico, ma considerandoli come fattori accumulativi, sicuramente ci dobbiamo rivolgere al periodo 36-38. Tra l'altro questo biennio 36-38 è anche utile, cioè è anche, come dire, questo 37-38 è anche significativo per la storia del fascismo italiano, no? È stato revocato, eccetera, eccetera. Nel 36-38, in Francia nel 36 c'è per la prima volta un juif d'état, un ebreo di Stato, Léon Blum, viene eletto come presidente del Consiglio. C'è una campagna di stampa in quell'occasione molto, molto violenta, in realtà. Lo stesso Léon Blum è impossibilitato a partecipare a questa campagna di stampa in gran parte perché nel febbraio del 1936 è oggetto di un'aggressione fisica. C'è una campagna di stampa che in qualche modo segna un cambiamento di, una recrudescenza, una radicalizzazione anche del linguaggio politico. E a partire dal 36-38, con la crescita della diffusione di materiali antiebraici, una recrudescenza della propaganda, è quello che in questa prima nel libro che ho pubblicato nel 2006 ho chiamato banalizzazione dell'antisemitismo, che oggi, alla luce di nuova documentazione disponibile, nuove domande storiografiche, nuova storiografia, sto completando questa revisione e attualizzazione di questo studio, oggi chiamerei costruzione di una mentalità razzista e antisemita. Quella che era, perché a partire dal 36-38, ed è ricostruendo in dettaglio, ripercorrendo la presenza della stampa, il linguaggio nella politica locale, nella dimensione di politica locale, io vedo delle fortissime connessioni con l'oggi, no? Cioè una rapidissima, un cambiamento anche dal punto di vista della società, dove il linguaggio razzista antisemita entra in qualche modo, viene, scusate con questa espressione bruttissima, sdoganato, e in qualche modo viene legittimato e si legge, viene utilizzato in consiglio comunale, non solo nei fogli o nei giornali o nelle manifestazioni più virulentemente antisemite, diventa una fraseologia, uno strumentario che diventa comune nel linguaggio quotidiano, nella stampa a grande diffusione, nei quotidiani e così via. Questa costruzione, no, di una mentalità razzista antisemita la si vede in modo accelerato in questo passaggio. Il 1938 è importante per altri due motivi, non solo appunto questa banalizzazione, ma anche l'influenza del contesto dei fattori internazionali. 1938 è l'anno della crisi
oggi diremmo con il nostro linguaggio di una crisi umanitaria di rifugiati. C'è anche appunto la conferenza di Lyon che in realtà mostra il fallimento di questo problema, di una serie di profughi, cioè di un numero consistente di profughi che fuggono dal marzo del 38 dopo l'Anschluss, l'Austria, appunto dalla Germania dopo la notte dei cristalli, dall'Europa dell'Est e così via, ma c'è un problema che sostanzialmente la comunità internazionale non vuole assumersi, perché il 38 è il problema di questa massa consistente di rifugiati, ma anche il problema della chiusura delle frontiere e l'inizio, se non dell'impossibilità di ottenere visti per l'espatrio fuori dall'Europa. C'è quindi, come dire, una situazione dove la questione degli esuli e dei rifugiati si sovrappone anche a una questione ebraica, e sostanzialmente anche lì è una cristallizzazione di un processo di lungo periodo, appunto uno di questi processi già richiamati, in cui lo stesso Mohas, da fine 800, considerava l'ebreo, le juif, come l'étranger de l'intérieur, cioè come lo straniero in patria, no? Come la figura estranea alla nazione. Su questa cosa della xenofobia tornerò poi a fine della mia riflessione. Questo slittamento, questo continuo divagare tra antisemitismo e xenofobia nel periodo negli anni 20, ma soprattutto negli anni 30, si rafforza e si consolida. Per questo in questo caso, farò poi un esempio alla mia conclusione, vedremo come in realtà queste due questioni vanno tenute presente. L'altro fattore accumulativo quindi è quello della costruzione di questo mito della guerra juive, della guerra ebraica. Il tema della guerra ebraica sarà un tema che poi noi ritroviamo nella propaganda di tipo fascista e nazista durante la seconda guerra mondiale, ma sì, è forte e si in qualche modo struttura prima della guerra come una minaccia, ed è il 38 poi con tutte le questioni dal patto di Monaco in poi che sostanzialmente individua la possibilità di un possibile scoppio della guerra, quindi di un attacco contro la Germania nazista, come una risposta come una guerra ebraica, una guerra in difesa degli ebrei, perché gli ebrei vengono attaccati da Hitler. Questo è un topos che noi ritroviamo e che nel discorso e nelle pratiche dell'antisemitismo noi vediamo a partire appunto dal 38, come vi dicevo, non più sostanzialmente non più in una stretta circolazione di ambienti antisemiti, ma sostanzialmente in ambienti culturali, politici molto larghi, vediamo la proposta di soluzioni per il problema ebraico a partire dal 38. E quindi in Francia sostanzialmente l'idea di norme contro gli ebrei è molto importante quello che ha detto Liliana Picciotto. Le leggi razziali sono leggi per la difesa della razza italiana, e in Francia tutto il discorso antisemita si costruisce per la difesa della Francia, cioè sono sostanzialmente delle norme a difesa della nazione, no? Che in qualche modo vanno a difendersi, vanno a elaborare una difesa contro un attacco dell'ebraismo internazionale, della cospirazione ebraica internazionale. E quindi questo sottolineo questo aspetto perché
di statuti, di norme, di soluzioni per la questione del problema ebraico, in Francia si parla, si ragiona, vediamo c'è tutto un tema dell'invasione ebraica, dell'invasione juive in alcuni settori dell'economia, nel mondo della cultura, nell'università, e quindi tutte queste proposte politiche che vengono fatte proprie da una parte del mondo politico francese, abituano, no? i cittadini all'idea che esiste un problema e che vanno trovate delle soluzioni. Infine, l'ultimo punto è quello della legislazione contro gli stranieri e dell'internamento. A questo faceva riferimento soprattutto il volume di Gérard Noiriel sull'origine repubblicana di Vichy, perché sempre in questo contesto che va dal 37-38, direi dal 38 al 40, in questa crisi, diciamo, di rifugiati in Francia, vengono dall'est, dalla Germania, dall'est, gli esuli ma anche dalla Spagna dopo la guerra civile spagnola, si crea un sistema legislativo di internamento contro appunto gli stranieri, gli indesiderabili, in cui vediamo strettamente connesse le questioni legate alla xenofobia e alla presenza appunto di antisemitismo. È però appunto fondamentale, anche qui è stato già richiamato, tenere conto della rottura che la guerra, anzi la sconfitta della Francia, considerata appunto invincibile e repentina, inaspettata, in poche settimane nel maggio del 1940, il ruolo che ha questa sconfitta ha prodotto su un crollo delle istituzioni repubblicane. Quindi se noi, il nostro sguardo va a vedere l'ultimo decennio, vede sostanzialmente una Terza Repubblica fragile nelle sue istituzioni. Un aspetto che faccio un inciso, che io sono andata in qualche modo a mettere in luce e a studiare, è che dal 1938, con questa presenza massiccia dell'antisemitismo come tema di società, le istituzioni si svegliano. Quindi in qualche modo questo caso fa vedere che è sempre importante andare a vedere le discontinuità. In Francia, con la presenza della Terza Repubblica, le istituzioni tardi, ma si reagiscono facendo una serie di indagini, vedendo appunto, facendo una specie di censimento degli antisemiti, ci sono degli arresti, c'è il sequestro di molti materiali. Di molti materiali di propaganda, e nel 1939 c'è l'emanazione di un decreto, il decreto Marchandot, che vieta l'espressione sulla stampa, appunto allora il principale mezzo di comunicazione, di propositi e dichiarazioni antisemite e razziste. Questo è il quadro in cui poi si va a inserire si va a inserire l'antisemitismo di Stato promulgato dal regime di Vichy. Immediatamente, quindi dopo la sconfitta, il vecchio maresciallo Pétain, vincitore della Prima Guerra Mondiale, viene chiamato non più a capo della Terza Repubblica, si sospende nei documenti ufficiali la dicitura Repubblica, ma questo nuovo Stato, che poi va a firmare un armistizio con la Germania nazista vincitrice, e è uno Stato riconosciuto da molti paesi europei e che ha da molti paesi, e che sostanzialmente sposta la capitale, che rimane invece nella zona occupata, a Vichy e nella parte centrale. Questo governo di Vichy, che è un governo legittimo, è legittimato dal 1940, sicuramente al 42, ma rimane in vigore fino al 44, decide di promulgare, di prendere una serie di iniziative e
di promulgare due statuti contro gli ebrei. Nell'agosto, quanto tempo ho ancora? 5 minuti, sì. Nell'agosto del 1940 Pétain scrive: tra il vero e il falso, tra il bene e il male, tra la salute e la malattia, tra l'ordine e il disordine, tra la Francia e l'antifrancia, non è possibile neutralità alcuna. Questa idea dell'antifrancia è un'idea che è di una lunghissima tradizione, un concetto elaborato da Charles Haas, che poi è stato ripreso dall'estrema destra e che ha una continuità, un'eredità molto lunga, e che sostanzialmente riflette un sistema di valori che viene messo in discussione e che diventa al centro di un attacco, di una volontà di demolizione. Un sistema di valori dove l'antisemitismo sostanzialmente veniva considerato un contenitore, uno strumento per attaccare massoni, comunisti, stranieri, cioè l'ebreo diventava incarnazione di tutto questo. All'ebreo singolare veniva imputata appunto la scelta, la decisione di aver complottato, di aver ordito un complotto contro la nazione, e soprattutto appunto la responsabilità della guerra e della sconfitta. Quindi diciamo, l'antisemitismo diventa un fondamento ideologico di questo nuovo Stato francese, che dal 1940 al 1942, poi nel novembre 42, anche per le questioni, diciamo, delle vicende belliche, anche la zona sud, la zona meridionale della Francia viene occupata dai nazisti, quindi diciamo da questo punto di vista l'autonomia del governo di Vichy diventa sicuramente più limitata, ma nel biennio 1940-1942 questo nuovo potere in Francia si propone di portare a termine una rivoluzione nazionale, con la soppressione di libertà fondamentali, il controllo della popolazione, la repressione degli oppositori reali o appunto individuati come tali, l'espulsione degli ebrei, degli stranieri, e una violenza politica diffusa. In questo contesto, circa 330.000 ebrei presenti in Francia nel 1939, 370.000 in Africa settentrionale, quindi nella Grande Francia. Di questi, 200.000 sono cittadini francesi e 130.000 cittadini ebrei stranieri, sono appunto soggetti a una normativa, inizialmente appunto che toglie le libertà e i diritti civili, le professioni, la scuola e così via, e poi dal 41 gli stranieri, dal 42 gli ebrei in Francia sono appunto oggetto di retate condotte appunto dalla polizia francese, e quindi oggetto di arresti e deportazioni nei campi di concentramento e di sterminio. Fatemi, poiché non ho moltissimo tempo, spero di poter appunto chiudere su alcune questioni. Prima però di arrivare a questa elaborazione di uno statuto antisemita, uno statuto degli ebrei nell'ottobre del 40, già nell'estate del 40, già appunto tra il giugno e luglio, il governo di Pétain, del maresciallo Pétain, considera, come dire, urgenti alcune misure. Una misura è quella di abolire questo decreto Marchandot, perché veniva considerato come qualche modo, cioè è una misura di propaganda al contrario, no? Si elimina una misura che sostanzialmente vietava l'uso del razzismo, diciamo il ricorso al razzismo, al discorso razzista antisemita. Un altro passaggio fondamentale è quello, anche questo, proprio in settimane immediate alla successiva alla sconfitta del 20 luglio del 1940,
l'avvio della revoca delle naturalizzazioni, cioè siamo per tutti coloro, non solo in modo non rivolto solo agli ebrei, ma una misura pensata e diciamo qui vengono coinvolti soprattutto in gran numero ebrei stranieri, quindi di una cittadinanza concessa dopo il 1927. E quindi a partire dal 1942 la Vichy partecipa attivamente all'applicazione della soluzione finale anche in Francia. Avevo in qualche modo, ma magari se c'è tempo riprendiamo anche nella discussione, chiuso su alcuni sviluppi della storiografia recente, alcuni studi interessanti che sono stati fatti. Datemi ancora un paio di minuti e faccio riferimento a uno studio appena uscito di Laurent Joly, che è uno storico che ha pubblicato un libro, L'État contre les Juifs, lo Stato contro gli ebrei, perché sostanzialmente richiama in questo suo studio, che è un bilancio sostanzialmente anche di molte ricerche fatte, ma che si concentra proprio sul ruolo dello Stato in questa macchina prima di controllo, poi una macchina persecutoria e in ultima fase proprio di sostanzialmente di collaborazione allo sterminio degli ebrei, francesi e stranieri. È uno Stato che sostanzialmente partecipa, anche qui al cui interno si costruisce, questo è un processo identico a quello che succede anche in Italia, una competenza in materia razziale, quindi una specie di ubris tecnocratico, no? Di ubris tecnocratico parla Laurent Joly quando dice sostanzialmente che il buon funzionamento dei servizi diventa in qualche modo la spinta che poi porta al fatto che questa macchina del persecutoria funzioni alla perfezione, anche in un contesto in cui si capisce benissimo quale sia l'esito di queste azioni. E l'altro aspetto, l'altro contributo che è molto interessante, tra gli studi e ricerche più innovative di questi ultimi anni su questo tema, è proprio fatto riferimento a questo studio di Claire Salk sui procedimenti di denaturalizzazione. Questa studiosa ha praticamente ripercorso i dossier che sono conservati, i fascicoli personali di questi procedimenti di revoca delle naturalizzazioni, quindi anche proprio le risposte, i tentativi, i ricorsi e così via, e dal punto di vista metodologico dell'analisi sono molto interessanti, perché da una parte possiamo ricostruire dei percorsi di vita che si producono appunto dalla fine degli anni 20, di persone che arrivano in Francia per motivi di lavoro, per motivi politici, e sostanzialmente si vedono privati improvvisamente del diritto del diritto di cittadinanza. E allo stesso tempo l'autrice ci conduce all'interno di uno studio etnografico delle relazioni di potere, ovvero delle forme ordinarie della violenza di Stato. E questo è sostanzialmente un approccio che in qualche modo ci suggerisce di come continuare a ragionare e a analizzare e studiare, no? Sostanzialmente vedere, porre in qualche modo questioni più generali che ha richiamato Battini sulla questione della costruzione della cittadinanza, la perdita dei diritti, no? Questo mi sembrano, come dire, dei suggerimenti che sicuramente quello di andare a vedere
a chiederci, è una delle domande fatte, se questa idea di questa età dei diritti è in qualche modo finita, siamo in una nuova fase e così via, che è una domanda che ci viene dal presente e che ci spinge in qualche modo a rileggere alcuni aspetti del passato, e il caso francese in qualche, è senz'altro utile per questo. Grazie.